Francesca barra il figlio in ospedale per colpa dell'epatite A. Cosa è successo e come stanno Francesca barra il figlio? Ore difficili per Francesca barra, la popolare giornalista e scrittrice nonché compagna di Claudio Santamaria. La donna è stata ricoverata in ospedale insieme al figlio dopo aver contratto l'epatite A. È successo a Milano ed è stata la stessa barra a diffondere la notizia attraverso i suoi profili social. In un lungo post su Instagram Francesca ha invitato tutte le persone che vivono in Lombardia a prestare attenzione a questa malattia perché, a quanto pare, ci sarebbe una vera e propria epidemia nella zona. L'opinionista di Matrix Chiambretti ha pure rivelato che, con tutta probabilità, sarà costretta a passare le prossime festività natalizie in ospedale. La conduttrice televisiva e radiofonica ha inoltre invitato tutti a vaccinarsi contro l'epatite A visto che lei e i suoi figli ne erano assolutamente sprovvisti. Il racconto di Francesca barra dall'ospedale. Sono ricoverata in ospedale per epatite A. Dunque un virus contratto attraverso cibo contaminato, insalata in busta lavata da mani sporche? Chissà e ho sempre pensato di essere super accorta lavando tanto insalata, verdure. Molto probabilmente trascorrerò le feste qui, ma non importa. Quello che mi devasta è che sia ricoverato anche mio figlio, ha raccontato Francesca su Instagram. Quindi l'abbiamo presa entrambi a Milano, dove c'è stata una vera e propria epidemia che io ignoravo. Vi racconto la mia esperienza perché io e i bambini non eravamo vaccinati per l'epatite. E questo è stato per me un errore. Non voglio convincere nessuno a vaccinarsi, non impongo il mio pensiero, ma vi consiglio di informarvi, visto che i casi sono in aumento, presso il vostro medico di fiducia, ha aggiunto la giornalista. Francesca barra è la fidanzata di Claudio Santamaria. Francesca barra ha avuto dall'ex marito Marcello, un autore televisivo, tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta. Dopo la fine del matrimonio si è legata nell'estate 2017 a Claudio Santamaria, vecchio amico d'infanzia.